bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi voglio parlarvi di un deck veramente veramente molto efficace per giocare le 2 versus 2 in Clash Royale. Ovviamente il deck ragazzi si sviluppa su un attacco principale, ve lo mostro in questo momento, che è ovviamente il nostro super super Ogrider, supportato praticamente da tutte le altre 7 carte. Perché funziona bene nelle 2v2 ragazzi? Perché una volta che noi abbiamo messo giù l'Ogrider dobbiamo semplicemente riuscire a proteggere il nostro attacco, e contemporaneamente abbiamo carte abbastanza basse di Elisir che ci permettono anche di affrontare gli attacchi più veloci dei nostri avversari. Il deck si compone con una rara che è l'Ogrider, 3 carte epiche, il Boia, il Fulmine e il Vortice. Queste 3 vengono usate tutte a supporto dell'Ogrider, tranne il Boia che può essere usato anche in difesa eventualmente per una ripartenza. Ottimo contro tutte le orde, lo sapete benissimo. Le 4 carte sotto, ad esclusione del cavaliere, che viene usato anche questo in 2 modi, o come pre-push, quindi lo mettiamo davanti al nostro ponte e dietro gli giochiamo l'Ogrider, o altrimenti lo giochiamo in difesa contro mini pecca, contro un Ogrider avversario, quindi carta un po' più da ponderare. Le altre 3 sono proprio considerate come carte jolly, quindi dovrete essere molto molto abili a piazzarle correttamente. Spirito del ghiaccio, scheletrini e il nostro super super tronco. Direi di non perderci in quisquiglie inutili e andiamo subito a fare una bella 2v2 ragazzi. Andiamo a vedere questo deck in azione, assolutamente assolutamente molto interessante. Siamo contro Love Janis, che gioca ottimo con una torre inferno, un bombarolo, un mago elettrico e mi sembra di aver visto altre cose interessanti. Apre subito appunto con il bombarolo, lui mettiamo un cavaliere davanti, subito il peccone per lui. Allora parte subito la spinta con l'Ogrider e credo che il Vortex sia necessario per spingerlo indietro. Molto bene, doppio Vortex, ma noi abbiamo danneggiato addirittura la Poison. Guardate la torre come va giù, 1696, 1083, il bombarolo ragazzi si rivela veramente micidiale in questo frangente. Lui gioca, aspettiamo ancora un attimo tutti i vari maghi, aspettiamo ancora un attimo, ottime le frecce, andiamo a mettere gli scheletrini dietro per confondere un attimo il suo pecca, e qua serve il nostro fulmine, sarebbe un'ottima carta da riuscire a giocare. Brutta storia, non riusciamo a farlo, allora preoccupiamoci con il cavaliere di tirare giù, 2.45 la sua torre, 1.524, abbiamo un cavaliere che sta avanzando, addirittura lui usa l'orda, andiamo a danneggiare, a tirare via l'orda e a danneggiare la torre con il nostro bel tronco. Peccato per il bombarolo, giocato forse un pochettino in maniera esagerata, ma comunque subisce i danni ed evita che gli sgherri vadano sulla nostra torre. Come vedete ragazzi è passato poco più di un minuto e siamo molto molto in vantaggio. Andiamo ancora con il tornado, aspettiamo un attimo, andiamo a portare via le sue truppe, vediamo se col tornado riusciamo. No, purtroppo rimangono incastrate alla sua torre, quindi è il momento di riuscire a fermare questo boscaiolo. E poi ha senso mettere giù uno spirito del ghiaccio, addirittura lui gioca una torre inferno. Molto bene il counter, va a clonare, vanno a clonare i nostri avversari, doppio tronco per spostarli, ottimo. Così rimane solamente lo stregone di fuoco, che ovviamente danneggia la torre ma non la rovina neanche così tanto, lasciandola a 632. Noi siamo praticamente quasi full mana, possiamo giocare un boia mago elettrico. A questo punto andiamo a difendere con il tornado, portando indietro di nuovo le sue truppe, e la mongolfiera non arriva assolutamente a destinazione. Ottimo quel super miner giocato di là, mago elettrico che se la deve vedere con gli scheletrini. Poison eccezionale ragazzi, vortex sbagliato per loro, Grider che può entrare e quasi riesce a tirare un fendente, peccato solo per un pelo non ce la fa, e il bombardino va a fare un sacco male, non si salva purtroppo. Avevo messo lo spiritino del ghiaccio che avrebbe potuto venirci in aiuto, non è stata così. Bene la torre, bene anche quello e anche il tronco, super giocata. Mettiamo il boia dietro e aspettiamo ancora un attimo, andiamo a tirare di nuovo il vortex, portiamo indietro, portiamo indietro. Guardate il boia micidiale, tentiamo anche il super fulmine insieme, riusciamo a fermare di nuovo la torre ragazzi, andiamo a spingere ancora, 5 secondi alla fine, 4 3
2-1 e andiamo a chiudere così, ragazzi, la partita. Eravamo comunque nettamente in vantaggio, mancava semplicemente una super fireball per tirargli giù la torre in alto a destra. Come avete visto, ragazzi, anche questo deck veramente molto facile da usare e molto efficace in battaglia nelle 2v2, ma anche ovviamente nelle sfide singole, ragazzi. Ogrider, boia, fulmine e vortice, spirito del ghiaccio, scheletrini, cavaliere e tronco. Bene, ragazzi, io spero che questo deck con Ogrider vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un super like a questo video. Se ne volete vedere altri, lasciatemene almeno 20 per vedere un nuovo video con un nuovo deck giocato in battaglia. E detto questo, io vi ringrazio tantissimo per aver seguito questo video. Noi ci vediamo alla prossima! Ciao!